sentire ancora gente che ti dice: ma la sera, ma il virus non circola la sera. No, benedetto figliolo mio, il virus circola anche la sera, fratello caro di Fratelli d'Italia, solo che per riaprire in modo ragionato ci si assume questo rischio. Ma le condizioni non cambiano, il virus non è che ha un orario di circolazione, cioè non possiamo rifare lo stesso dibattito che abbiamo fatto dalla panella un anno fa. Perché facciamo torto alla nostra intelligenza se continuiamo a dire ma dopo le nove... Sì, diciamo che ne riprendiamo alcuni. A me manda i matti quando uno dice ma dopo le 22 cosa succede? Allora, probabilmente chi fa queste scenette tutto divertito come il vostro ospite, se avesse un ristorante sarebbe meno divertito e farebbe meno scenette. Detto questo, il tema è che finora si è perso tempo e continuate, e il governo continua a perdere tempo. L'esempio della scuola è palese. In questi mesi, mentre si erano fermi e chiusi i ragazzi a casa, cosa è stato fatto per trovare delle aule alternative, per mettere termoscanner, per fare tamponi? Niente, si è pensato soltanto a dire state chiusi e poi a un certo punto riaprite. Quindi noi siamo davanti a delle scelte completamente irrazionali. Chiedere un sacrificio agli italiani è giusto, gli italiani lo capiscono e l'hanno fatto con responsabilità, ma se vedono che c'ha un senso, il tema del virus che non ha l'orario, poi per carità si sbaglia pure la sera con la mattina nel discorso, nel ragionamento che veniva fatto, è per questo, perché se uno la sera dopo cena, se uno torna a casa, non è che c'è più folla che la mattina. Allora, cosa è stato fatto? Ma per ridurre le persone in circolazione, Donzelli? No, il principio è quello di ridurre le persone che si muovono, è sempre quello. Perché tu non riesci a capirlo, oltre che fare le scenette? Ci sono molto più persone negli orari di punta in cui si va al lavoro che la sera alle 10 sugli autobus. Se tu riapri i ristoranti la sera... Non è obbligatorio andare al ristorante, perché non avete un ristorante.